Si erano conosciuti da bambini a San Luis, un villaggio della Sierra vicino al vulcano Imbabura. Avevano 13 anni quando li fidanzarono e 2 anni più tardi, dopo una festa alla quale non parteciparono granché, inibiti all'idea di essersi cacciati in un'avventura troppo grande per loro, risultò che erano sposati. La coppia bambina passò i primi 3 anni di matrimonio in casa del padre della sposa, un vedovo ricchissimo, che si impegnò a fare testamento in loro favore in cambio di cure e di preghiere. Quando il vecchio morì, avevano circa 19 anni ed ereditarono pochi metri di terra, insufficienti per mantenere una famiglia, oltre ad alcuni animali domestici che vendettero per affrontare le spese del funerale. Passava il tempo, l'uomo coltivava la proprietà familiare e lavorava anche su terreni altrui. Vivevano con appena l'indispensabile, l'unica cosa che avevano d'avanzo erano i commenti maligni che non toccavano lui, ma si accanivano su Dolores e Encarnación del Santissimo Sacramento e Estupiñán Otavalo. La donna non rimaneva incinta. Ogni mese il sangue arrivava con odiosa puntualità. E dopo ogni mestruazione aumentava l'isolamento. È nata sterile, dicevano alcune vecchie. Io le ho visto il primo sangue, c'erano dei girini morti, assicurava l'altra. È morta dentro, a che serve una donna così? Commentavano. Antonio, José, Bonifacio, Proagno cercava di consolarla e passavano da un curandero all'altro, provando ogni tipo di erbe e di unguenti della fertilità, ma tutto era vano. Mese dopo mese la donna si nascondeva in un angolo della casa per accogliere il flusso del disonore. Decisero di abbandonare la sierra quando il marito proposero una soluzione che lo fece indignare. Può darsi che sia tua la colpa, devi lasciarla sola alle feste di San Luis. Gli proposero di portarla ai festeggiamenti di giugno e di obbligarla a partecipare al ballo e alla grande ubriacatura collettiva che si sarebbe stata appena se ne fosse andato il prete. Allora tutti avrebbero continuato a bere sdraiati sul pavimento della chiesa, finché l'acqua vitae di canna, il puro uscito generoso dai torchi, non avesse creato una confusione di corpi protetta dall'oscurità. Antonio José Bolívar Proaño rifiutò la possibilità di essere padre del figlio di una baldoria. Aveva sentito parlare di un piano di colonizzazione dell'Amazzonia. Il governo prometteva grandi estensioni di terreno e un aiuto tecnico a chi era disposto a popolare dei terreni disputati al Perù. Forse un cambiamento di clima avrebbe guarito la normalità di cui uno dei due era vittima.